Io credo di parlare a nome di tutti i ragazzi del cast, noi ci confrontiamo molto, studiamo molto, cerchiamo di dosarci e di regolarci durante le scene, le costruzioni, comunque anche per esempio delle risse, magari non esagerare oppure non fare una determinata cosa perché può passare il messaggio che non è il nostro messaggio, avere comunque dentro una situazione diversa e magari non un tragic flow per poi non far riflettere in scena un qualcosa di negativo o comunque il fascino del male che non ci appartiene. Su questo devo ringraziare veramente tutti i ragazzi e le ragazze perché oltre al set c'è proprio un dare e avere che c'è tutti i giorni. Se io alzo il telefono e chiamo, non so, Antonio D'Aquino, Nicolò Galasso, gli dico, ragazzi, io ho questa cosa perché in questa scena mi viene troppo da piangere, però magari io voglio fare una cosa diversa. C'è proprio una conference, no? Dove ognuno dice la propria, il personaggio come il mio, come quello di Clara o come quello dei ragazzi può prendere tantissimi colori diversi e possiamo esplorare le profondità dei nostri personaggi in maniera diversa. Grazie, buongiorno. Penso che la vedo come Domenico, per me, che ripeto, è un'esperienza nuova, la cosa più bella appunto è stato che prima di girare, cosa che non sapevo ad esempio del cinema, c'è sempre un momento in cui si analizzano i personaggi e si capisce se va bene quello che si dice, se ce la sentiamo e tutto. Per me le scene più difficili da girare sono state i flashback in cui devo scappare dopo che mi hanno dato una droga dello stupro e soprattutto quella in cui rubo il pezzo a Cardiotrop. E la scena in cui lui lo scopre, ci abbiamo messo tantissimo a analizzarla, a capire come farla, se picchiarci, se non picchiarci, è stato difficile perché io non volevo in qualche modo riportare un po' le sensazioni che pensavo che lui la provasse, ma allo stesso tempo non far passare né me per cattivissima, lui per vittimissima, né, non lo so, non volevo in qualche modo dare brutto esempio, ma nemmeno far passare quella come una situazione tutta negativa per Giulia, ok? Quindi lì è stato difficilissimo. Quindi assolutamente la cosa che mi ha stupito a me, ad esempio, nel mondo del cinema e in Mare Fuori è questa analisi che si fa dei personaggi e appunto ci si mette sempre nel proprio. Cioè non è che se sul copione c'è scritto così, allora deve essere per forza così. Quello sì. Forse anche c'è l'idea che probabilmente chi ha commesso un errore nella propria vita, seppur così giovane, sia identificato come qualcosa di cattivo, di marcio, no? Al limite della società. Invece riuscire a raccontare anche più da dentro, da vicino, appunto questo genere di situazioni, di vissuti, di sentimenti, sicuramente serve a umanizzare, no? E quindi credo che questo sia un grandissimo punto di forza, cioè di non vedere il male come il male e basta, ma riuscire a vedere tutte le mille sfumature che diciamo un errore, un dolore, un inciampo grosso o piccolo che sia può contenere e che alla fine questa possibilità enorme di redenzione che la serie racconta è un po' questa speranza grande che noi identifichiamo con il mare, è qualcosa che penso scaldi tutte le persone che ci guardano, no? E questa è quella linea di demarcazione della quale parlavi tu, forse. Ecco, qui si ammorbidisce e io che guardo la serie mi sento vicina a una persona che può aver sbagliato in maniera anche pesante, mi riesco a identificare, no? Cioè, questo penso sia importante, quindi sì. Anzitutto, secondo me, di armarsi di grande tenacia, grandissima pazienza. Allora, non vorrei dire delle cose banali, cioè è difficile, non vorrei sprecare questa occasione. Quello che forse, non so, è stato importante per me è arrivare a capire quando mi confronto con un materiale, quando mi arriva qualcosa davanti, no? Che sia una sceneggiatura, un testo teatrale, un provino, una banale occasione di una lettura, qualcosa, trovare sempre un modo personale per relazionarmi alle cose che mi capitano davanti.
Quindi che tipo di sguardo io ho sul mondo, sulla vita, sui sentimenti, su quello che è, cercare di trovare il modo per trasferirlo, diciamo, a quello che ci arriva lavorativamente, quindi sia per i registi, forse le registe, che per gli attori e le attrici questo richiede anche coraggio, perché bisogna uscire a volte dalla convenzione per fare questo, da quello che canonicamente sembra essere la cosa giusta, ma tirare fuori un po' il carattere e chi siamo. No, è un mestiere, ci vuole una grande vocazione, è un mestiere di vocazione, di grande disciplina. Se non si ha la vocazione è meglio non farlo, è molto semplice. Se si hanno dei dubbi, qualsiasi tipo, perché non fatelo. È un mestiere che si fa perché ci si è portati, c'è proprio qualcosa che ti spinge a farlo. È un mestiere che nell'arco della tua vita porta più delusioni che soddisfazioni. Quelle soddisfazioni quando arrivano sono incredibili, come potete vedere, possono arrivare, le delusioni sono tante. Bisogna avere grande carattere e se si ha la vocazione, la disciplina, diventa il mestiere più bello del mondo perché è una passione. Quindi voi alla fine fate della propria passione un mestiere, giocate e basta. C'è Vittorio Gassman che una volta chiese ai suoi attori: siete disposti a prendere le vostre cose più sacre e bruciarle per il pubblico? Questa è una domanda che mi faccio sempre, perché il sacrificio è una delle cose che ripaga. E sacrificare gli amori, i litigi con i nostri genitori, le prime rotture, i primi innamoramenti, le gite a cui non si va perché magari bisogna lavorare, il non poter prendere il sole perché si è raccordati, la bellissima ragazza che ti chiama e ti dice dovevo venire a mare, io dico no, che non posso prendere il sole, ecco, tutte queste cose. Questa è la peggiore. Questa è la peggiore. La cosa del sole non gli è andata giù. Questa è una cosa che ti è successa. Che comunque fanno parte di un bagaglio che per un ragazzino piccolo come me sono tutte le cose che ho, insomma. E un'altra delle cose, che è un'altra frase che mi piace tantissimo, è: come faccio a spiegare a mia moglie quando torno a casa che quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando? Questo è un po' il mio mantra, nel senso rimanere in ascolto delle cose che mi accadono. Se c'è questo stupendo proiettore, cerco sempre di dire wow, cioè come si fa? Cioè se qualcuno mi dice fallo, io dico boh, cioè per me è tutto magico, insomma. Non perdere mai, non dare niente per scontato. Non dire il sole mi riscalda perché il sole, nel senso cercare sempre un qualcosa nelle cose che vediamo intorno a noi, di poetico, di fantasioso, di bello, di super spirituale, ecco. Questo è il consiglio che do ai giovani come me, non solo gli attori, ma in generale, proprio gli abitanti del pianeta Terra, ascoltate. E io la vedo come loro e parlo appunto più che altro per tutti quelli che sono i lavori e quelli le passioni che una persona può avere. E sicuramente il sacrificio e la dedizione servono, serve tantissima tenacia e secondo me la cosa che fa onore è quando si tira fuori la propria personalità, senza paura del giudizio che gli altri possono avere, e l'andare sempre oltre, cioè non porsi limiti, perché molte volte siamo i primi a dirci non ce la posso fare, non ce la faccio, e per questo perdiamo occasioni. Quindi io l'ho imparato negli ultimi anni, prima era una persona che molte volte si poneva dei muri o dei paletti. Avevo poco autostima sotto questo punto di vista, invece poi ho tirato fuori la cazzimma e penso che insomma serva. Bisogna avere ben chiaro dove si vuole arrivare e bisogna avere ben chiaro, come ha detto giustamente Vincenzo, che ci saranno più momenti di down che momenti di up, anche perché più si sale, più la posta in gioco è alta, più se cadi ti fai male, più sei all'inizio,
più anche sei no, i sì sono pochi, magari sei qui, quando invece sali ti fai molto più male. Quindi c'è cioè anche più avanti più hai paura, no? Almeno per me è così, soprattutto nella musica, perché per voi sarà così nella recitazione, perché ti viene l'ansia di dire cavolo, ok, ora sono qui, e ora devo fare ancora meglio, cioè non posso riscendere, anche perché so cosa si prova a stare sotto e so che dove voglio arrivare. Quindi secondo me è questo. C'è una scena nella terza stagione, ed è quella della mensa, dove ci trovavamo in una situazione in cui dovevamo unire due scene, cioè la scena dell'entrata di Edoardo che diceva ragazzi tutto a posto, Salvatore è vivo, ok, e la scena in cui Lucrezia e Vincenzo entravano nella mensa, e doveva nascere questa rissa. Però eravamo in un momento della storia dove non potevano esplodere delle cose, perché c'era Carmine che doveva tenere tutti sotto controllo, Edoardo che doveva fare la stessa cosa, e rimanevamo praticamente io e Micianello. Io quel giorno parlai con Ivan, e Ivan mi fece presente questa cosa e mi disse Domenico, tu proponi, però fallo direttamente in scena. Io metto le macchine, faccio le cose, tutto a posto. Io non sapevo cosa sarebbe successo. Io non lo sapevo. Però ho detto, a un certo punto, la catarsi, tutte le cose così, voglio perdere il controllo. Ho iniziato a prendermi a schiaffi, da solo, e infatti se uno sta attento vede tipo Matteo Polillo che fa... E guarda tipo il nostro operatore di macchina di cioè sta impazzendo, fermatelo. E quando poi ho preso Micciarelle e mi sono lanciato addosso a loro, ho preso una ginocchiata nel ginocchio e ho fatto tipo oh! ti ricordi? Sono stato tutto il tempo col ghiaccio così a dovermi poi ovviamente rischiaffeggiare tutte le volte, sì. E credo che sia stata la serata più epica di tutte, perché poi mi faceva troppo ridere questa cosa che zoppicavo, dovevo fare quelle cose e poi mi dovevo prendere le schiaffi in faccia per colpa mia, nessuno mi aveva detto niente, sì. Potevo benissimo fare, però fu molto divertente. La tua scena improvvisata più preferita? Qual è secondo te la scena improvvisata preferita mia? Ce ne sono altre. Io non so come spiegarla bene per questa cosa, perché la famosa scena di Pino in isolamento. Siamo. Ok. Allora, quella è buona da prima, ma non per presunzione, proprio meno male. Ok? Perché il giorno stesso in cui io arrivo lì per fare questa scena, penso è una scena difficile. Pino è uno che dà molto, no? Arrivo sul set e mi dicono che Pino ha deciso di dormire quella notte là. Quella notte sul set, che era ricostruito in una parte della caserma in cui, certo, pulito non è, ci sono dei ratti tanti, delle blatte pazzesche, e lui aveva deciso di dormire quella sera lì per ritrovarsi l'indomani come se fosse veramente in isolamento. Non c'era bagno, è tutto buio, non c'era niente. E io sul set trovo un animale che non parlava, e io dicevo Pino tutto a posto, Pino tutto a posto, Arte tutto bene, non si capiva perché, e improvvisare, perché io ho avuto veramente il terrore di spaccarmi una mandibola, perché ho detto prima o poi mi dà un pugno nella faccia, perché era talmente carico che c'era soltanto da guardare cosa faceva sperando di non farsi male. Quindi se guardate, magari guarderete quella scena, io sono veramente spaventato e lo guardo a distanza e dico Pino tutto a posto, sì, e lui comincia a darsi. Io mi aspetto da un momento all'altro un calcio, un orecchio rotto, un timpano. Io non dimenticherò mai la faccia di Vincenzo quando gli hanno detto questa cosa, perché lui l'ha scoperto sul set, questa cosa. Quindi fanno, dice comunque, cioè Artem già è là, come c'è? Ha dormito là, come? Cioè, c'è proprio un attimo di terrore totale. Io e Vincenzo abbiamo improvvisato diversi siparietti comici. Sì. E, tanti, insomma, tanti piccoli momenti in coda alle scene. Infatti, quando Ivan non dà lo stop, noi ci ritagliamo.
Ecco, andiamo avanti e vediamo che succede. Ci divertiamo tanto, quindi anche, come dire, ecco, avere qualcuno con cui si può avere questo tipo di dialogo sul set, in scena, è molto bello. Quindi anche Ivan, devo dire che apprezza sempre le proposte, questa è ecco, una cosa con moderazione, perché poi ecco, ogni tanto esageriamo anche, però... Però diciamo che... allora, non dico che è tutto improvvisato, però la realtà di Malefuori, quello che arriva di vero, è perché i ragazzi ci credono sul serio, su quello che fanno. E l'esempio è quando... No, t'ammazzi, là, cioè veramente piange da... E l'esempio è quando l'addio a Chiattillo, il funerale di Pirucchio, bisogna fare conto che per noi è l'attore che va via dal progetto, quindi l'addio a Chiattillo è impossibile non fare un buono alla prima, perché non andremo avanti, si piangeva sul serio, perché era veramente Mopà che andava via, Pirucchio, il funerale di Pirucchio è Nicolò Galasso che va via dal progetto dopo 3 anni. Quindi per noi era un pianto totale, cioè un addio all'attore, quindi viene tutto facile, non reciti più. Tu? Io non reciti più. Chi deve fare cose un po' più stronze, un po' meglio. Sì, certo, certo, assolutamente.